Marco Mazzoli vince l'Isola dei Famosi, poi scoppia la bufera. Ieri sera, 19 giugno 2023, è andata in onda l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2023. Alla guida del programma come sempre Ilary Blasi e al suo fianco nello studio di Canale 5 nelle vesti di opinionisti c'erano Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. A vincere questa edizione del reality è stato il conduttore radiofonico dello Zoo di 105 Marco Mazzoli. La sua vittoria, data per scontata ormai da settimane, ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Ovviamente i fan degli altri naufraghi hanno trovato questa vittoria poco meritata per vari motivi e così subito dopo l'annuncio di Ilary Blasi in diretta hanno scatenato una guerra su Twitter. Il post del programma con la foto del vincitore è stato sommerso di critiche. Tra i vari messaggi contro Marco Mazzoli si legge, ma veramente? Proprio per questo io mi sono rifiutato di seguirla, ha tuonato un'altra persona. Siete partiti male e avete finito malissimo, l'isola peggiore della storia vinta dal più raccomandato e viscido mai passato in Honduras, dicono altri. Il vincitore è in linea con il programma. Inutile. Dice un altro utente. A questo punto una domanda è sorta spontaneamente. Quanto vince chi arriva al primo posto all'Isola dei Famosi 2023? Il conduttore radiofonico si è aggiudicato il montepremi che ammonta a 100.000 euro. Attenzione però, colui che si è classificato al primo posto in questa edizione del reality non si è messo in tasca tutti questi soldi. Per regolamento, infatti, metà della somma vinta dovrà essere destinata a un ente benefico a scelta del vincitore. Ovviamente oltre al gruzzoletto finale, i naufraghi guadagnano anche stando sull'isola. I cachet possono andare dai 5.000 ai 10.000 euro a settimana, a seconda della celebrità del naufrago e della sua richiesta sul mercato. Iscriviti al canale e attiva la campanella.